Mi piace moltissimo qui l'ambiente perché è un festival, questo festival è importante perché dà una possibilità a qualche film che non sono molto conosciuto di avere una visibilità. E tutti i film che hai visto questo oggi mi hanno interessato moltissimo. Hai scoperto film che da altre forme non aveva scoperto. E infatti il Festival del Cinema Europeo, oltre a rendere a lei omaggio con la proiezione dei suoi capolavori, l'ha messa anche nella giuria. Quindi che cosa sta trovando, che materiale sta trovando qui al Festival? Quello che mi interessa di più è la scoperta come presidente della giuria dei film che hai visto. Sto particolarmente satisfatto di questa attenzione che il Festival mi ha dato. Penso che è secondario per me. Lo che mi piace è vedere a gente del cinema qui, parlare del cinema e vedere film che d'altra forma non aveva visto e questa regione bellissima, di scoprire la Puglia che non conoscevo a Lecce, Otranto, Gallipoli. Sono 5 giorni molto, molto fantastici per me. Lei da giovane ha dovuto emigrare clandestinamente da Lisbona a Londra proprio per fuggire da quello che era il regime autoritario che c'era allora a Lisbona. E dopo quello che sta succedendo in questo periodo in Egitto, Tunisia, dove appunto la popolazione si sta ribellando ai regimi, le verrebbe, visto che ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza, di fare un film su questo argomento così importante come quello dell'immigrazione? Della lotta contro il regime. Io penso che hai molti film che sono importanti che siamo fatti sobre il tema della migrazione. Per me che più importante di tutto è che qualche cosa come questo si poi non possiamo vivere. Non possiamo vivere che la libertà si conquista in paesi che possiamo pensare che sia molto più difficile la conquista. E che finalmente nuovi medio di comunicazione come internet, Facebook e tutto questo servono a questa cerca di libertà che esiste nel mondo, che è qualcosa che la civilizzazione attuale permette che la comunicazione non possa essere chiusa, come nel mio tempo l'informazione era chiusa, era molto difficile avere informazione del resto del mondo. In questo momento è impossibile, tutto il paese ha una possibilità che questa informazione arriva, memo con il potere politico non lo vuole. Io ho preso un appunto sulla sua lunghissima carriera. Allora, ha prodotto oltre 200 film, ha vinto numerosissimi premi, tra i quali quello come miglior produttore europeo che è stato assegnato dal Parlamento europeo. Il produttore che ha il maggior numero di film selezionati al Festival di Cannes, oltre 30, e il più gran numero di film presentati in concorso per la Palma d'Oro. Insomma, una grandissima carriera. Complimenti. Grazie. No, io, il produttore ha avuto come si dice, la chance di lavorare con un grande regista, lavorare con un regista che mi ha insegnato moltissimo, che mi ha fatto scoprire il cinema e la vita, e con un'esperienza come Manuel de Oliveira, Raul Ruiz, Alain Tanner, Wim Wenders.
è stata l'opportunità di lavorare con lei, che questo che è stato importante. Dopo il film esistono, il produttore non è importante in un film, il film esiste, il regista sì, il produttore è una, come si dice, è una, qualcuno che può fare esistere il film, ma dopo sono il film che la storia, l'istoria sono i film che la facciano. Tra l'altro lei è impegnatissimo anche nel promuovere quelli che sono i film indipendenti. Perché? Perché mi natura, mi voglio, la, solo, no, non, non vorrei essere fare autrement, come si dice in francese. La, scusi in italiano. Prego. And I can speak in English sometimes. It's the only way I know how to produce and how to do it. That's all. In che cosa è impegnato ora Paolo Branco? Sto facendo una, sto producendo una, una delle più ambiziose film con, che hai fatto con David Cronenberg, che si girerà in, fino a maio in Toronto, in Canada. Qual è l'argomento che state affrontando? È un'adattazione, una storia di Don DeLillo, un grande scrittore americano, una storia molto moderna, del tempo moderno, e con attori famosi come Robert Pattinson, Juliette Binoche e altri. È un film molto particolare perché è una idea che io hai portato a David Cronenberg, l'adattare questa storia, e lo stanno producendo in questo momento. Possiamo sperare un giorno di vederla girare qui un suo film, qui nel Salento, in Puglia? Nunca si sa. E magari per noi. Vediamo, dopo vedere la Puglia, chiedo ritornare qui.